tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare ben due creazioni, questa giacca e la maglia che mi vedete sotto. Per quanto riguarda il filato, per la giacca ho utilizzato il filato della Mystico Filati Linea Fresh Mojito. Ho utilizzato il colore bianco, ho utilizzato 500 grammi, quindi 5 gomitoli, perché vi ricordo che il Fresh Mojito è da 100 grammi. Mentre per quanto riguarda la lavorazione della maglia, ho utilizzato il filato della sempre della Mystico Linea Malindi Color, di cui invece ho utilizzato solo due gomitoli. Anche in questo caso stiamo parlando di gomitoli da 100 grammi, ma un metraggio più lungo in quanto il filato è più sottile. Infatti io il Fresh Mojito l'ho lavorato con il 5, il Malindi l'ho lavorato con il 4. Voglio farvi vedere altre combinazioni di colori che potete fare, mentre in descrizione vi lascerò sempre il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Due colori che vi consiglio: uno è che non distacca come invece come ho fatto io, ed è questo, dove con il Fresh Mojito si può usare il mattone e usare anche il Malindi, che ha queste sfumature della terra, tra cui anche appunto il mattone, quindi sono molto coordinati. Oppure potete fare un altro stacco, però meno rispetto al mio, che è questo, con, utilizzando il Fresh Mojito beige, e questo Malindi con lo sfumato della terra, che ha anche al suo interno un beige però un pochettino più scuro, però si abbinano benissimo tra di loro. Inoltre potreste usare l'azzurro, il Fresh Mojito azzurro e il Malindi sfumato oceano, oppure il bianco per poter fare la giacca e il Fresh e il Malindi color per il con le sfumature dell'azzurro. Potete usare il Fresh Mojito che ho usato io, scusatemi, il Malindi color che ho usato io, però la giacchetta la potreste fare color lilla, quindi vi potete sbizzarrire a fare la combinazione che più vi piace. Io ho optato per un cardigan comunque bianco, perché lo voglio abbinare anche sopra altri outfit. Come vi dicevo, per il cardigan io ho lavorato con un 100 in numero 5 e ho utilizzato 500 grammi. 500 grammi in realtà vanno bene anche per una taglia più grande, perché come potete vedere a me è molto largo, quindi una taglia M dovrà soltanto aggiungere uno o due motivi in più, non deve fare molta lavorazione, quindi con 500 grammi ce la fa a fare il cardigan. Ma se la volete anche un po' più lunga e volete le maniche anche più larghe, vi consiglio in quel caso allora di andare a prendere 6 gomitoli. Taglia L sicuramente potete prendere 6 gomitoli, prendetene 7, quindi 700 grammi, se volete la giacca molto più lunga, in modo da poterla usare in spiaggia anche sopra a sopra al costume. In quel caso quindi la dovete fare un po' più chiusa e più lunga, come si portano molto adesso e come naturalmente andremo anche a farne, però utilizzando un altro tipo di filato. Per quanto riguarda invece la maglia, come vi ho detto, ho lavorato con un 100 il numero 4 e ho utilizzato due gomitoli. Per una taglia M vi occorrono 3 gomitoli, per una taglia L ve ne occorrono 4. Vi faccio vedere prima di tutto la maglia, e come potete vedere è molto semplice. Ho fatto uno scollo molto largo che viene cucito soltanto qui all'esterno, in modo tale da essere molto fresca. È un punto abbastanza coprente, infatti io sotto, se mi avvicino, potete notare che ho un reggiseno ma non indosso un top, perché appunto è abbastanza coprente, e la lavorazione si ottiene ripetendo sempre 4 giri, e ho fatto lo scalfo anche bello largo. Per quanto riguarda invece la lavorazione della giacca, si parte anche da questa da sotto e si vanno a ripetere 2 giri, che fanno invece questo effetto molto più forato e a rete rispetto alla lavorazione della maglia. Sono due punti diversi, sono due filati diversi, ma si abbinano tantissimo tra di loro, e infatti io questo outfit lo adoro tantissimo. Vi dico anche che per la maglia comunque si parte sempre da sotto, quindi si lavora in tondo e poi si vanno a creare separatamente la parte per gli scalfi avanti e dietro. Detto ciò, spero che anche queste due creazioni vi piacciono. Nella prima parte del video vedrete come si realizza la giacca, nella seconda parte del video vedrete invece come si lavora la maglia. Penso che verranno a distanza l'uno dall'altra di 2 giorni, quindi avrete tutto il tempo di acquistare il filato e farvelo arrivare. Detto ciò, io come sempre, se voi decidete di realizzare queste creazioni, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Fresh Mojito, che sapete già, ho già utilizzato per creare una maglia. Questa volta utilizzerò solo ed esclusivamente il colore bianco per realizzare il nostro cardigan, ma comunque ci tenevo a farvi vedere altri colori presenti sul sito, come questo bellissimo beige o il mattone. Detto ciò, lavoreremo un unico pannello, si parte dal basso e io per poter lavorare la mia giacca monterò con l'uncinetto del numero 500 21 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 più una catenella che serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi ripeto, per montare la mia giacca io monterò 121 catenelle. Per una taglia M vi occorrono aumentare soltanto due motivi in più, perché comunque la mia giacca, la mia cardigan è bella larga, però se voi volete ancora più larga potete aumentarne 4. Per una taglia L aumentate di 4 o 6 motivi in più rispetto a me. Detto ciò, io invece sul mio campione, per farvi vedere i giri, i due giri che vanno sempre ripetuti, ho montato un totale di 25 catenelle. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre, 2 catenelle di separazione, una e due. Salto 2 catenelle di base. Quello che vado a fare adesso è quello che ripeteremo per tutto il giro. Quindi entro nella terza e vado a realizzare una maglia bassa, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, e si ricomincia da capo, quindi si saltano 2 catenelle. Ops, scusate. 1 e 2, si entra nella terza e si realizza una maglia bassa. Catenella di separazione, si va nella catenella, si salta una catenella, si entra nella successiva e si fa una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Quindi questo si fa per tutto il giro e adesso andremo a vedere come terminare il nostro giro. Quindi vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. O ci alziamo con una catenella o andiamo direttamente, ed è quello che farò io, nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie basse e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho, quello che sto facendo adesso lo ripeterò per tutto il giro. Vado dove ho l'ultima delle mie prime 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto la maglia alta, entro nella prima catenella e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima catenella, entro nella seconda, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto la maglia alta, entro nella prima catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo la maglia alta. Quindi questo è quello che faremo per tutto il giro. Terminiamo il giro con 2 catenelle. Entro, salto le prime 2 catenelle, entro nella terza, che è quella che aveva la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassa. Io ho terminato così anche il mio secondo giro e adesso si ricomincia col primo, che vi faccio rivedere avendo una base diversa, che non abbiamo più le catenelle. E andiamo a fare quindi sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, si salta la maglia alta, si entra nella prima catenella e si fa una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo.
Entro nell'ultima catenella, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, entro nella prima catenella e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, entro dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi diciamo che il procedimento resta sempre uguale, cambia all'inizio e alla fine di ogni giro. Abbiamo il primo giro dove abbiamo la maglia alta e il secondo giro dove invece abbiamo la maglia bassa come inizio e fine del giro. Quindi vi ricordo che io ho montato 121 catenelle, lavorerò questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, vi dirò quante volte l'ho ripetuto e poi come andare a dividere la lavorazione. Allora, io ho lavorato i miei due giri per 19 volte e poi sono andata a ripetere il mio primo giro e come lunghezza per me va bene per essere arrivata agli scalfi e sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io ho contato le mie maglie alte e ne ho un totale di 16. Quindi che ho fatto? Ne ho messe 8 dietro, 4 davanti e 4 davanti. Quindi 1, 2, 3 e 4. E dove ho le due maglie alte separate da una catenella sono andata a mettere il marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato. 1, 2, 3 e 4. E dove ho le due maglie alte separate da un marcatore, separate da una catenella, ho messo il marcatore. Adesso continuerò a lavorare sempre lo stesso giro, però mi fermerò dove ho appunto il marcatore. Quindi andrei, cioè prima del marcatore. Quindi adesso inizio sempre con la maglia bassa, vado a lavorare normalmente, vi farò vedere come terminare il giro e che terminerà come lo termineremo sempre e iniziare poi il secondo. Scusatemi, il primo giro, perché noi adesso stiamo facendo comunque il secondo. Quindi sto arrivando alla fine del giro, vedete qui ho il marcatore, qui ho la maglia alta, mi fermo dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione, quindi ricomincio da capo. Quindi adesso riandiamo a fare il nostro primo giro. Andiamo a fare quindi le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione e andiamo a lavorare direttamente la maglia bassa prima nell'ultima catenella, quindi prima della maglia alta. Quindi adesso andremo a ripetere sempre i nostri giri come abbiamo fatto fino adesso fino ad arrivare all'altezza delle spalle e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Allora, ho realizzato un totale di 15 giri sia da questo lato che da quest'altro lato e anche dietro e poi sono andata a cucire l'intera parte avanti con la parte dietro. Per la cucitura ho usato l'ago e lo stesso filo della lavorazione e sono entrata nei fili più esterni delle maglie in modo tale da avere questo tipo di cucitura sia da questo lato che da quest'altro lato. Adesso posso andare a realizzare la mia manica. Per realizzare le maniche lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 5 e mi aggancio qui sotto dove ho la catenella di separazione tra le due maglie basse. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 2 3, vado qui dove ho l'archetto piccolino e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'archetto subito successivo e vado a fare un'altra maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia da capo, quindi vado qui in questo forellino e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3, e vado nell'archetto piccolino e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così per tutto il giro. Io vi dirò alla fine quante maglie alte ho e poi vi farò vedere come iniziare il secondo. Sto per terminare il giro, vado nella terza catenella che corrispondeva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Io ho un totale di maglie alte, ne ho un totale di 7, quindi mi raccomando, se dovete fare un po' la maglia più larga fate passare meno spazio tra la maglia alta e le due maglie basse in modo tale da avere la larghezza giusta della manica. Ora con una maglia bassissima mi porto dove ho la prima catenella e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta. 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto la maglia alta, vado nella prima catenella e vado a fare una maglia bassa. E continuo così per tutto il giro, quindi 3 catenelle e ritorno nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, vado a fare le mie due maglie basse, una prima della maglia alta,
catenella di separazione e una subito dopo, entrando sempre nella catenella. Continuo così per tutto il giro, vi faccio vedere come terminare e come rifare poi il primo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il mio secondo giro. Per iniziare il primo giro e rifare la maglia alta, io tolgo l'uncinetto da così e lo infilo da sopra alla catenella. Entro nell'archetto, mi prendo il filo, tiro un po' e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta e 3 catenelle di separazione. In questa maniera mi evito di dover fare tante maglie bassissime per arrivare a fare la maglia bassa, in modo tale che non abbiamo quella brutta chiusura che si vede che va a segue la lavorazione. Quindi vi faccio rivedere il passaggio. Io ho chiuso con una maglia bassissima e avevo l'uncinetto in questa maniera. Ho tirato un po' il filo, sono entrata dal davanti della catenella, sono entrata nell'archetto di una catenella e ho preso il filo e sono andata poi a fare le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, che equivalgono alla mia prima maglia alta, e 3 catenelle di separazione. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il mio giro, i miei 2 giri, fino alla lunghezza della manica. Voglio una manica lunga, quindi vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto per ottenere la manica lunga. Ho terminato la maglia, ho ripetuto il 2 giri per 18 volte, adesso andrò a fare anche l'altra manica e la nostra giacca sarà terminata. Non farò alcun tipo di bordino né intorno alla manica né intorno a tutta l'apertura del cardigan, quindi mi manca soltanto da andare a fare l'altra manica e poi la nostra giacca sarà terminata.